Buonasera, TG Web da 0766 News, eccoci con le notizie, partiamo con la cronaca. Un incendio in una palazzina, intervengono i vigili del fuoco, è accaduto ieri sera a Civitavecchia, con due automezzi, autopompa serbatoio e autobotti. I vigili del fuoco in via De Paulis, potere 47, quindi stiamo parlando di non Civitavecchia centro, per un incendio divampato in un'abitazione posta al piano terra. Sono intervenuto. L'incendio era localizzato in cucina e ha prodotto molto calore ed ingenti quantità di fumi. I vigili del fuoco hanno estinto le fiamme, fatto evacuare i gas e poi messo in sicurezza tutta l'area. Le operazioni sono durate circa 2 ore. Caso Moscherini, l'intervento è di Pasquale Marino, che dice: crediamo che un sindaco, una volta eletto, sia primo cittadino e rappresenti tutta la comunità. Le sue esternazioni circa gli avvenimenti in questi giorni stanno travolgendo la città, sono decisamente di parte e non di equilibrio e di prudenza come il caso richiede. L'ultima, quella relativa al caso giudiziario che riguarda l'ex sindaco Gianni Moscherini. Esterna la sua soddisfazione per il provvedimento del giudice come se fosse una condanna definitiva. E quindi ricordiamo al sindaco che in Italia per un accusato vige la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, e che comunque abbiamo piena fiducia nella magistratura. Siamo convinti che Moscherini saprà chiarire la propria posizione al giudice quando lo interrogerà. Cozzolino fa riferimento anche all'attività amministrativa delle giunte precedenti, per le quali dà giudizi negativi. Pensiamo invece che l'attuale sindaco dovrebbe concentrarsi a governare guardando al futuro per cercare di risolvere i problemi che affliggono la città, del tipo occupazione, emergenza abitativa, viabilità, crisi edilizia, commercio, discarica, povertà crescente, eccetera, eccetera. A proposito di emergenza abitativa, qualche giorno fa anche gli imprenditori edili e il CNA hanno lanciato un grido d'allarme sulla grave crisi edilizia della città, non ancora raccolto dall'amministrazione Cozzolino. Chiediamo che fine abbiano fatto i progetti già approvati e pronti a essere cantierati, più come piani integrati, patti territoriali Albania e Villaggio del Fanciullo, zona di servizi poggio elevato, e così via, cementificio, per non parlare poi delle terme, tante idee, tanti progetti che potrebbero dare occupazione e nonché risolvere i problemi dell'abitazione. Questo lo dice in una nota il presidente del club Forza Silvio, Pasquale Marino. Invece, per quanto riguarda poi l'attività giudiziaria sul caso Moscherini, sarà giovedì alle 11.30, come era stato inizialmente stabilito, e non domani, l'interrogatorio dell'ex sindaco di Civitavecchia Giovanni Moscherini. Nella tarda serata di ieri i legali dell'ex sindaco sono riusciti a concordare un anticipo dell'interrogatorio a domani alle 9, ma evidentemente qualcosa deve essere cambiato nelle ultime ore con il confronto con il dottor Marasca, il GIP che ha firmato l'ordinanza per gli arresti domiciliari per Moscherini e il suo collaboratore Vincenzo De Francesco. Quindi tutto slitta nuovamente a giovedì. Intanto, caso di meningite Aurelia, la ASL rassicura, nessun allarme, non è grave, però intanto c'è stato. L'ASL 4 rimenziona la vicenda del caso che è avvenuto a Aurelia per la meningite del bambino, dice che il bambino coinvolto è stato sottoposto agli esami del caso presso l'ospedale Bambino Gesù e non è emerso che si tratta di una meningite non in forma grave. Poi veniamo a alcune situazioni della nostra città, e cioè intanto per i moduli per presentare le domande di agevolazione tariffaria concesse dalla Regione Lazio, quindi dell'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale. Una volta compilate possono essere presentate direttamente al Comune o alla regione oppure tramite internet. Per quanto riguarda invece i modelli 7 e 30, sono in distribuzione da dopodomani, da giovedì, quindi periodo di imposta 2015, questo è quello che fanno sapere a Palazzo del Pinci. I modelli possono essere ritirati presso l'ufficio relazione con il pubblico in piazza Guglielmotti dal lunedì al venerdì 9.30 a 12.30. Ricordiamo che quest'anno c'è una novità: i 7.30 sono già stati precompilati dall'amministrazione statale, quindi vanno poi controllati ovviamente e firmati e rispediti. Per le polveri sottili
sono tutto sotto controllo, ma c'è una minaccia sariana, questo è quello che ci dice le rivelazioni delle centraline della qualità dell'aria, sono i livelli di ozono, si sono attestati sopra, al di sopra delle medie annuali. Altra notizia, apre domani il tratto autostradale Civitavecchia Tarquinia, la società autostrada tirrenica, la SAT, annuncia di aver ultimato i lavori. Da domani sarà possibile percorrere due corsie nel senso di marcia a tutti i 15 km del nuovo tratto. La SAT spiega che l'apertura al traffico avverrà prima in modalità provvisoria, così anche ad agevolare gli spostamenti in occasione del weekend di Pasqua, mentre la nuova infrastruttura sarà pedaggiata, cioè si pagherà alla nuova barriera di Tarquinia a partire dal prossimo 1 aprile. Quindi scherzetto per i frequentatori della zona. Poi ancora scherzetto per tutta Civitavecchia, ma soprattutto nelle zone a monte, perché è stato rinviato per motivi già di acqua che mancava nelle alcune zone, quasi mezza Civitavecchia. Adesso è il momento dei lavori, per cui anche domani mancherà l'acqua per il blocco del Meglio Tirreno. E quindi il nuovo Mignone, riduzione del flusso idrico, a soffrire dell'abbassamento tutta la zona Saliborio, Cisterna Faro, Capo dell'Oro Alto, San Gordiano e Boccello, cioè le zone che vengono servite dall'acquedotto gestito dalla municipalizzata cittadina. I tecnici sono al lavoro e così via, e poi ancora domani il blocco del Medio Tirreno, quindi che avrebbe creato disagi nelle zone nord di Civitavecchia, che è stato rinviato appunto a domani, quindi da che si sta risolvendo il problema per l'acqua di questo fine settimana, adesso c'è il blocco per questi lavori, quindi comunque il risultato è che l'acqua non ci sarà neanche domani. E quindi questo è il problema. Altro problema che non viene mai risolto è il mercato coperto che si fa attendere per Civitavecchia. Si era parlato di Pasqua. Pasqua, eccola, venerdì c'è la processione, chissà se tra gli incappucciati troveremo anche l'assessore Pantanelli, che dovrebbe almeno pentirsi di tutti questi rinvii e di tutti questi lavori che non ci sono. Noi diciamo, ovviamente scherzosamente accusiamo lui, ma è lui il titolare dell'assessorato, e lui che dovrebbe quantomeno rispondere per dare cose certe, non per dire ci vediamo, a Pasqua sarà tutto a posto, per l'acqua ricordiamo che la scadenza è maggio, la prossima settimana siamo ad aprile, e arriverà pure maggio, e l'acqua invece continua a mancare, non una settimana sì, una settimana no, tutte le settimane. Quindi, mercato coperto, si fa ancora attendere, difficile che la struttura possa tornare in funzione prima del prossimo mese. Quanto manco i contratti dei pesci vendoli, mentre si allunga i tempi per l'allestimento dei negozi e dei macellari. E qui, e via così. Dal cimitero vecchio vanno via le lapidi storiche, ma nessuno sa che fine faranno. Questo è il problema. E questo è un problema che rigiriamo all'amministrazione. Poi ce lo diranno anche di qua che succede. Nel calcio in settimana avremo il nostro speciale con l'intervista in studio con il mister Gianluigi Staffa del calcio per quanto riguarda le sue dichiarazioni nel post partita. Diciamo che è coscio di avere un vantaggio importante nel quadro della lotta per evitare i play-out. Confermo che la quota salvezza è di 44 punti, dice il mister. Quindi, visto che siamo a 42, ce ne mancano due per essere sicuri della permanenza in eccellenza. Comunque, dato che mancano 6 partite alla fine, non credo avremo particolari problemi e dobbiamo quindi cominciare a pensare un po' più in là, vedere dove possiamo arrivare e approfittare di queste 6 gare che mancano alla fine del campionato per testare e controllare il livello di apprensione dei miei schemi e delle altre situazioni di questi giocatori, mentre saremo sempre pronti e vigili per impostare la squadra dell'anno prossimo. Nel calcio a 5 invece Quagliata spera nella riscossa play-out, parliamo del presidente della Rosati Utensili, che ha così commenta la scelta di Umberto Di Maio di rassegnare le dimensioni e di lasciare la panchina nerazzurra. Spazio alla soluzione interna con Fabrizio Nunzi, che però fa da traghettatore solamente per il finale di campionato. Quindi lo staff con Quagliata in testa è già pronto per cercare una soluzione per la prossima stagione. L'ultimissima notizia, rimanendo allo sport, giovedì, quindi dopodomani, Civitavecchia sosterrà un test amichevole contro la Framia Civita Castellana, che è di Serie D. La partita avrà inizio alle 14.30 allo stadio Fattori. L'altra notizia invece è che i ragazzi della Sweet Face
sono stati i protagonisti a Ballando con le Stelle, quindi grande soddisfazione, hanno letteralmente trionfato nel corso della trasmissione televisiva di Rai 1 con Milli Carlucci e hanno guadagnato l'accesso alla finale che si terrà il prossimo mese, sempre durante il programma Ballando con le Stelle. A decretare il successo dei ballerini di hip hop è stato il voto espresso dal pubblico da casa attraverso i Twitter. Per i ragazzi a Sweet Face anche la grande soddisfazione di essere stati giudicati da giudici eccellenti come Caroline Smith, qualificatissima esponente della giuria di Ballando con le Stelle. A questo proposito, domani c'è un saggio alla cestistica e i più piccoli di questa, visto che si parla di mini basket, quindi si parla di mini ballerini, i più piccoli della Sweet Face si esibiranno in un piccolo saggio di hip hop che noi andremo a riprendere, quindi per sabato e domenica, diciamo per la Pasqua, metteremo nel nostro cartellone anche questo, oltre alle varie situazioni. Detto questo, vi saluto, vi do la buonanotte, appuntamento ovviamente con i prossimi programmi e trasmissioni di 0766news.it.